pasticceria per tutti i palati, ma anche una buona dose di fantasia. Ed ecco che a Giovinazzo arriva la pastry queen, regina della pasticceria, Federica Boldetti. Il campionato mondiale che abbiamo vinto io e la mia squadra, quindi con i miei allenatori Davide Malizia, Gianluca Fusto e Mario Romani, è il campionato mondiale di pasticceria che si tiene ogni 2 anni al SIGEP ed è un campionato mondiale riferito soltanto alle donne, quindi è interamente femminile. Nel concorso bisognava presentare 4 degustazioni e un pezzo artistico. Con Nicola Giotti abbiamo deciso di organizzare questo corso per riprodurre tutti i dolci che abbiamo fatto al mondiale e quindi, diciamo, tra virgolette, renderli pubblici, ma più che altro coinvolgere altri pasticceri per vedere che sono dolci fattibili, più che altro ricette fattibili e quindi che possono anche essere applicati in laboratorio, non magari nella complessità del dolce di per sé, ma sicuramente delle ricette. Nella nota pasticceria Giotti di Giovinazzo si sono sfidate a suon di ingredienti, impasto e delizie per il palato, modelli di rigore ma allo stesso tempo di grazia e di cura del dettaglio. Semplici torte, dessert al bicchiere al caffè, una monoporzione al cioccolato, un mignon gioiello. Ammirando oltre che gustando è sembrato che i dolci fossero preparati con una tecnica speciale, l'aerografia. Un caso? Forse no, visto che a settembre si svolgeranno a Giovinazzo i campionati di aerografia. È un gustoso e dolcissimo antipasto di quello che accadrà a metà settembre a Giovinazzo, quando saremo veramente al centro del mondo con questo festival dedicato all'aerografia. E stasera ci abbiamo 2 arti messe insieme, l'arte della creazione di questi capolavori, che sono questi dolci, legati proprio anche all'aerografia, che sono è una parte fondamentale di queste composizioni. Tra l'altro, come avete visto, abbiamo qui una campionessa mondiale che porta lustre e onore a tutta l'Italia ed è bellissimo vedere che la nostra città, Giovinazzo, attraverso Nicola Giotti e altre persone che si stanno veramente attivando, è parte attiva ed integrante di questa che per noi è stata veramente una splendida scoperta. Per questo lavoreremo di fianco a queste eccellenti persone che stanno portando questo evento di grande spessore culturale e faremo sì che si possa coniugare appunto la bellezza di una città come quella di Giovinazzo con l'arte, il talento e soprattutto la grande passione di personaggi straordinari di cui stasera abbiamo avuto un piccolo assaggio.